buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti nel nostro canale. Io sono Ali. Io sono Auri. E siete su Ali Auri Channel. Oggi, come avete già detto dal titolo, vi portiamo in un nuovo study vlog. Perché oramai i miei esami si sono avvicinati, infatti la settimana del 2 al 5 di novembre avrò gli esami di questo primo semestre. E io invece vi ho portato appunto in uno dei miei pomeriggi di studio matto disperato, come sempre, perché alle scuole superiori ci sono sempre verifiche e interrogazioni dietro l'angolo in qualsiasi momento. Poi appunto capirete nel video come è anche organizzato il sistema universitario, perché è un po' più diverso rispetto alle superiori. In ogni caso noi vi ricordiamo di seguirci anche su TikTok, dove pubblichiamo vlog giornaliere dei nostri studi. Magari faremo qualche diretta per studiare insieme a voi. E ovviamente porteremo anche un metro di studio aggiornato qui su YouTube. Noi vi ricordiamo perché chiunque ordinerà sul nostro sito entro il 31 di ottobre www.laurichannel.it riceverà in omaggio ovviamente sia un codice sconto da poter utilizzare dall'1 al 10 dicembre del 10% per fare gli acquisti natalizi, sia una foto a tema Halloween di me e l'Ali ovviamente autografata. Cioè una foto a tema Halloween. Direi di lasciarvi subito per il vlog. Ehi là, benvenuti nella mia parte dedicata allo Study With Me. Oggi è sabato, però anche se è sabato dedicherò completamente questa giornata allo studio, proprio perché domani sono via e quindi almeno una delle due giornate del weekend devo dedicarla allo studio. E settimana prossima sono veramente piena sia di verifiche che di compiti scritti da fare per la settimana. Devo assolutamente buttarmi avanti, altrimenti ciao. Ovviamente io a scuola avevo preparato già la to-do list delle cose da fare oggi, trovate disponibile sul nostro sito, di registrare un video e di editarlo, di mettere a posto delle fotografie. Per quanto riguarda invece la parte dedicata allo studio, c'è filosofia, i compiti di italiano, un tema, matematica e studiare per la verifica di fisica. Super mega piena questa giornata e direi di iniziare subito, anche perché sono già alle 3:35, perché comunque è sabato e ho deciso di prendermi un po' di pausa. Però anche l'ora qui davanti in modo tale che possiate vedere l'evoluzione del mio studio. In ogni caso la to-do list sono riuscita a crearla mediante l'agenda, perché riesco a scrivere tutto quello che devo fare nella mia settimana. Domani sono appunto via con Giorgio a Bologna, quindi non mi serve più vedere l'agenda per questa settimana, perché penso di aver portato a termine tutto quello che dovevo fare, che avevo scritto nelle to-do list di questi giorni. Penna col gattino, avevo da fare, mettere a posto le foto di Halloween, fatto. Ci sarò sedi fatto, devo soltanto editare un po' di video, ma questo me l'ero appunto già messo in previsione. Quindi lunedì ho verifica di fisica, la studierò tutta dopo, facendo un sacco di esercizi e studiando tutta la teoria. E poi filosofia. Poi per martedì ho matematica e si è aggiunto anche greco dalle cose da fare. E poi Dante e il tema. Allora io direi di iniziare con filosofia, che è per lunedì. Devo soltanto leggere il capitolo che poi spiegherà e devo capire se lo schematizzo o meno. Poi penso di passare subito a Dante e poi vediamo un po' come va l'evoluzione dello studio. Non ci voglio mettere più delle 4, cioè le 4 voglio aver finito, sia filosofia che Dante, penso sia abbastanza. Ok, ho finito filosofia alle 4:02, mi manca ancora Dante, però alla fine era più di quello che mi aspettavo. Appunto ho sottolineato dal libro con l'evidenziatore giallo e la matita. E poi ho riportato sui miei schemi messaggi chiave, quasi mezza pagina, ma neanche. Adesso invece ci spostiamo a Dante, che sono dei compiti su un canto che avevamo fatto, quindi penso di farli abbastanza velocemente, ma non troppo, perché sono tipo 4-5 domande, aiuto. I compiti richiedevano molto più tempo del previsto, quindi sono le 5:08, ho finito di fare Dante e filosofia. Ho dovuto pure prendere il Dante dell'inferno per fare sti compiti, che noi siamo al purgatorio, vabbè, è assurdo. Quindi per quanto riguarda la mia to-do list, abbiamo fatto la prima tranche, cioè filo e Dante. Tema è matematica, però mi sa che prima mi sposto su fisica. Devo un attimino capire come organizzare. Mi sono messa a fare le domande relative a italiano, ma non sono riuscita a scrivere il tema, perché lo scriverò mercoledì, perché altrimenti diventa troppo tardi, perché sono già le 17:50, io devo ancora studiare e fare tutti gli esercizi per la verifica di fisica, quindi adesso prendo il quaderno e faccio tutti gli esercizi. Allora, questo è il mio quaderno di fisica. Praticamente la verifica è su tutto quello che abbiamo fatto da inizio anno, cioè settembre-ottobre, quindi ho un po' di teoria e tutti gli esercizi mescolati, però la teoria l'ho organizzata appunto in questo modo. Adesso andrò a studiarmi tutta la teoria bene bene e poi andrò a fare un po' di esercizi che trovo sul libro, ma
magari a ripetere quelli che abbiamo fatto. Spoiler, alla fine del tema mi sono ridotta a farlo il giorno prima della consegna, cioè oggi per domani. Non sempre tutto ciò che vi prefissate di fare riuscite veramente a farlo, ma non andate nel panico per questa cosa. Io lo sapevo, il tema è una cosa che proprio non mi piace fare, ovviamente me lo sono portata dietro fino all'ultimo giorno. Sono riuscita a scriverlo, ci ho messo un po', è il mio tallone d'Achille e ne sono consapevole. Comunque voglio farvi anche vedere le nuove unghiette, sono appunto fatte così, con gli smile lilla, sono troppo carine secondo me. Tra l'altro volevo dirvi che la fisica non è andata molto bene, chimica mi ha interrogata, ho preso 9 e matematica la verifica è andata bene, quindi 2 su 3. Tra l'altro volevo condividere anche con voi un nuovo metodo che ho iniziato ad utilizzare per la verifica di storia dell'arte. È stata appunto la settimana scorsa e quindi non ho registrato lo study vlog, che però secondo me è stato molto efficace. Avendo mercoledì e giovedì tutto il giorno a danza, ho studiato martedì e quindi dice da martedì a giovedì passano 2 giorni. Martedì mi ero prefissata di studiare 3/4 delle cose e poi mercoledì finire 1/4 e giovedì ripassare tutto. E ha funzionato come metro e sono stata molto soddisfatta, la verifica è andata bene, non so ancora il voto. Avevo organizzato in questo modo, cioè suddividendo il mio pomeriggio di martedì in fasce orarie. 50 minuti studiando 2 pagine dei miei appunti che sono super concentrate, 10 minuti di ripasso di quelle 2 pagine e avanti così, e poi una pausa a metà pomeriggio. È tanto, perché comunque studiare dalle 4 alle 8 e mezza è tosta come cosa. È riuscito e mi ricordavo anche molto bene le cose facendo 50 minuti e poi 10 minuti di ripasso. Devo dire che ha funzionato, quindi probabilmente lo metterò in atto anche per le prossime materie. Vi farò degli aggiornamenti su TikTok, sugli altri social. Scusate ma sono raffreddata, a me quando devo mi viene lo stress da studio mi viene il raffreddore. In ogni caso dall'agenda di Ali Auri vi dico solamente che la settimana prossima, cioè la settimana la prima di novembre, quando la gente è in vacanza, io dovrò studiare per gli esami, perché il 2 avrò il parziale di statistica, il 3 avrò il parziale di macroeconomia che devo ancora guardare, il 5 avrò il parziale di contabilità che si chiama metodologie e determinazioni quantitative d'azienda, una roba del genere. In ogni caso appunto questi esami in realtà non sono proprio ufficiali, perché sarebbero i metà argomenti che abbiamo fatto da quando è iniziato l'università, cioè a settembre sino ad praticamente un giorno prima dagli esami. Però per evitare di farsi tutto l'esame intero, che comunque c'è ragazzi, questo è un libro d'esame e ci sarebbe anche un altro libro da parte pratica, è nato questa idea di spezzettarli. Ovviamente se è sufficiente e ti piace te lo tieni e lo utilizzi per affrontare la seconda metà dell'esame a gennaio. Se invece non ti piace o non lo passi, semplicemente devi farti la parte intera a gennaio di tutto l'esame. È un po' disperata la situazione. Ehi là, allora questa mattina mi sono sistemata la faccia, finalmente la situazione. Adesso sto riprendendo a studiare, devo fare un sacco di cose, devo fare il conto economico e il rendiconto finanziario, o almeno iniziarlo, perché sono un po' indietro e stasera torno a casa tipo alle 8, devo recuperarmi anche la materia di ieri e quindi insomma iniziamo a studiare a piangere. Comunque per questo libro utilizzo questi 2 evidenziatori e penna. Benvenuti in uno studio notturno, in realtà sono le 10, però oggi lunedì sono tornata da Verona questa mattina, al treno alle 8:30, quindi la sveglia è stata alle 7. Lezione dalle 1:30 fino alle 6:30, sono cotta, però sono abbastanza messa male, più che altro avendo questo orario al pomeriggio. La mattina faccio quello che posso, però comunque riuscivo a gestire meglio il pomeriggio tra, non lo so, studio, palestra, spesa, extra. C'è la mattina, cioè mi alzo e devo praticamente solo studiare, magari ci faccio la lavatrice, devo sistemare, insomma cose così. Quindi mi devo ridurre alla sera, sto facendo statistica, mi sono abbastanza da piangere, cioè l'esercizio l'ho capito. L'unica cosa strana è che tipo quest'anno abbiamo dovuto comprare un libro con le slide, perché lei non ha deciso da mettere le slide. Sto studiando questa materia, è una materia diciamo di esercizio, quindi se non capisco un esercizio solitamente sono sempre quello da rivedermelo. Continuiamo a fare questa cosa qua e domattina la sveglia super presto perché devo continuare un'altra materia. Allora io ho appena finito, sono le 11:15, non è tardissimo, ho fatto di peggio, molto di peggio, ma sono proprio cotta. E questa è stata la produzione di questa serata, ho fatto tutto quello che dovevo fare e sono molto contenta, così questa materia per oggi è tolta. Domani mattina penso un'altra e sono in pari. Parziali, vi temo tantissimo.
Buongiorno, nuovo giorno, studio medesimo. Però questa mattina ho fatto un sacco di cose e sto continuando con metodologie e devo dire che ho trovato un metodo di studio che non avrei mai pensato di adottare. Studiare dalle dispense fatte da magari studenti più grandi che hanno già fatto l'esame e integrandolo ovviamente con quello che magari ha aggiunto il prof. Ci può stare, devo capire se posso adottarlo anche nelle altre materie. L'avevo provato già in diritto l'anno scorso, mi l'ho trovato abbastanza bene. Dove tra l'altro devo anche mangiare perché devo andare a lezione. Altro giorno, altro sclero. No vabbè, scherzi a parte, sto facendo sempre quella materia. Cioè c'è sempre una materia, sempre, ormai l'ho sperimentato, in cui rimango super indietro e quindi quando si avvicinano gli esami me la faccio sotto e quindi devo fare tutto in fretta. E niente, sto studiando, in realtà appunto sto studiando sempre dalla dispensa, sto sottolineando, integrando con le mie cose, sto anche leggendo il libro. Penso che sia uno dei primi libri dell'università che leggo. Appunto in integro faccio, poi ripeto a voce e così almeno le cose mi imprimono. In sera quando riprenderò mi ripasserò tutte le cose che ho fatto oggi, perché così magari poi mi si imprimono in testa, anche se in realtà l'esame sarà sabato 12. E comunque vi faccio vedere la cancelleria che sto più utilizzando per questi schemi. Questa penna della Bic, che non so da dove abbia tirato fuori. Poi ovviamente le nostre penne, soprattutto questa con l'unicorno perché mi mette un sacco di gioia. I post-it ovviamente, questi del cubo post-it, sto usando tantissimo, questi praticamente finiti. Poi questa penna della Pilot, stupendo, la uso anche per scrivere sui libri perché poi tanto poi cancello. Abbinato, perché sennò non va bene, e adesso a questo evidenziatore che non credo che sia stato creato apposta, ma secondo me sono proprio, cioè, in panda. Questi non trapassano, quindi li uso sempre. Questo topissimo, bellissimo. Questa penna arancione della Pilot, abbinata all'evidenziatore arancione. Poi la cancellina, questa penna della Schneider. Poi ovviamente tutta sta roba la metto nell'astuccio, che straborda. Questa penna rossa della Schneider, sempre fantastica, che era dell'Ali, lei non la voleva e me la sono gentilmente presa. E vabbè, poi questo evidenziatore giallo. Però solitamente uso questi due. Allora, questo è leggermente scuretto e trapassa. Questo invece trapassa, ma di meno. Quindi questo qua è molto carino. A casa c'è anche quello intero. Solo che questo è più comodo da portarsi in giro. Questo, abbinato anche questa unghia, mi sono dimenticata. Però questo lo uso per gli schemi perché su libri trapassa. Tutto abbinato. Una pazza, sembra. Comunque guardate cosa ho prodotto alla fine, perché dall'anno scorso avevo capito che comunque attaccarsi tipo gli schemi al muro davanti alla scrivania aiuta un sacco a ricordare, perché basta alzare lo sguardo e lo potete vedere. Comunque io ho finito di fare tutto quello che devo fare questa mattina, sono un po' indietro perché ogni volta che lo faccio cerco di ripeterlo 100.000 volte perché devo imparare a memoria tutta sta roba. Il video termina qui, speriamo tanto che vi sia piaciuto. Comunque studiare in compagnia è sempre una buonissima cosa. Faremo anche più live su TikTok Studio. Sì, perché diciamo che lo studio non è una cosa piacevole, però insieme magari lo rende un po' meno orribile, ecco. Poi magari faremo sapere anche i voti degli esiti degli esami dei laurei, per cui ha tanto studiato. Pregate per me. Adesso salutiamo. Ci passeranno uscita la video precedente. Allora iniziamo da Greta. Un bacione. Jennifer, un bacione anche a te. Mati, un bacione. Raffaella, un bacione anche a te. Sophie, un bacione. Giorgia, un bacione anche a te. Luna, un bacione. La Miss, un bacione anche a te. Chiara, un bacione. E per ultima, Rebecca, un bacione anche a te. Ci vediamo lunedì con il prossimo video. Ciao!